No. Ma veniamo a noi, dai! Buongiorno uomo! Buongiorno! No, mi stavo ascoltando, mi piace! Mi piace! Posso stare zitto scemo per tutta la puntata? Ci esageremo! Era on the highway, looking for attention, and whatever comes our way. Buongiorno. Ma tu ti ricordi? Sì. Credo fosse il Natale del 98-99. Filippo era molto piccolo, sì, aveva 2 o 3 anni, e tu hai fatto Babbo Natale. È vero, me lo ricordo. È stata l'unica volta della mia vita che ho fatto Babbo. No, c'è stata anche un'altra volta, però non la racconto. Non la voglio sapere. Sai che adesso ti verrebbe meglio. Sì, perché per la pancia. Hai messo su qualche chilo, mettiamola così. Eh sì, ma sai che i chili servono d'inverno, soprattutto se vai in montagna. Se vai in montagna i chili servono, perché man mano che sali verso la vetta tu perdi peso. E adesso io ti porto verso delle vette, ma prima di arrivare in vetta ti porto sulle strade più pericolose. Portami del mondo. Dove vuoi. Porti tu... anche Matteo, per favore. Sì, andiamo, sì, insieme. Sapete, dopo Milano, Milano il venerdì di un giorno di sciopero ed inquinamento, come oggi, è la città più pericolosa al mondo. È una città killer, dove nessuno ha pietà per... No mercy, cioè nessuna pietà. Più delle città colombiane. Più delle città... Bravissimo. Ti com'è voglio... che era quello, lo spot di un room nei peggiori bar di Caracas? Esatto. Le città più pericolose... Diciamo, le vacanze più pericolose... Peggio di Mogadiscio. Black Hawk Down, dai. Allora, ti racconto quello che avviene ad esempio sulla Yungas Highway. Dov'è? È in Bolivia, dalle parti di Coroico, La Paz, siamo in quelle zone lì, quindi zone... Anche in alto? Molto in alto, infatti le strade più pericolose al mondo sono quelle che lambiscono questi precipizi, e dove tu incontri questi camion che sfrecciano, e magari la strada è certo, unica, è stretta, sotto c'è il precipizio, senza guardrail, e su una corsia sola, ad esempio, è difficile. Poi allora fanno delle piccole piazzole, no? Dove certo, i camion si fermano, e pensa che è stata definita questa Yungas Highway la strada più pericolosa al mondo, perché in pratica ogni anno... Dopo la Romea, Guarda, qui cadono nel precipizio dalle 200 alle 300 macchine, camion, moto all'anno, quindi è considerata proprio... tant'è che questa organizzazione che stila questa classifica ha detto dovete fare qualche cosa. In Bolivia hai detto? In Bolivia, e pensa che per fare qualche cosa credo che hanno messo... È la strada che collega quali città? Coroico, tra Coroico e La Paz, quindi siamo comunque... La Paz è la capitale della Bolivia, sì, quindi comunque è una strada vicino, sì, alla, no, capitale. Sì, vicino alla capitale, però chiaramente devi andare sulla cordigliera andina. Tu sai che c'è questa cordigliera che parte dall'Alaska, le Rocky Mountain, e arriva giù fino alla spina dorsale, fino alla Patagonia. E in questo posto proprio molto pericoloso, dove queste piazzole addirittura, è capitato, dove i camion si fermano, crollano. Cioè, il camion parcheggia per far passare. E la piazzola cede. Perché non è verso il fianco della montagna, ma è verso il precipizio. Chiaramente. e quindi. Forse non si poteva scavare. E quindi cosa hanno pensato? Di coinvolgere un abitante boliviano, e l'hanno messo in una delle curve più pericolose. In pratica, questo qui parte la mattina e sta lì. A segnalare questa curva pericolosa. Come se non fosse già evidente. Sì, e chiaramente la gente gli dà poi un soldino, capito? Quelli che sopravvivono. Ma non solo, quando lo incontrano nei bar di queste città gli offrono anche da bere. E tu come hai saputo di questo abitante? Perdonami, dove l'hai letta sta cosa? Beh, questo è in questo libro bellissimo. Esatto, ci sono le vacanze più spericolate, e questa perché chiaramente in quella strada poi ci sono quelli che ci vanno per passione. Quindi ci sono i biker, ad esempio. Una delle cose più belle è noleggiare una mountain bike e venire giù da quella strada, perché comunque l'adrenalina è incredibile. Quindi ci sono tantissimi ciclisti, c'è anche qualche italiano c'è andato ed è anche ritornato, mm-hmm, perché chiaramente quelli con molta prudenza, sì, chiaramente, con grande umiltà, chiaramente, quelli che guidano bene tornano, quegli altri non tornano, sì. Ecco.
E c'è un'altra zona, sempre su questa cordigliera. Tieni presente che la strada, questa transpanamericana che parte dall'Alaska, c'è un punto dove nemmeno la strada è riuscita a passare. Questo è il Darien Gap. E come fanno? E come fanno? Devono andare via mare. Cioè a un certo punto arrivi in questa zona dove ci sono 300 chilometri di giungla, non puoi passare, dove ci sono i guerriglieri delle FARC, i narcotrafficanti, mammiferi predatori, serpenti. Strada senza uscita. Alla fine in pratica non puoi, il Darien Gap è l'unico punto della Panamericana dove non puoi passare, non passa. Neanche Dio, non passa nessuno da lì. Sai cosa ci voleva qua, Alex, invece di questa canzone? Ci voleva Astor Piazzolla, così eravamo già in versione latinoamericana e in più il cognome era... Ci accontentiamo degli Scala? Champagne Supernova nella versione remixata dal DJ Alex Farolfi. Grande, il maestro. Allora, come dicevamo, io ho portato questi Scala, no? Sì. E devo dire che Alex... ormai ci guardiamo, no? Io gli faccio ascoltare i brani e capisce se gli capisce piace. Subito. Questa addirittura si vede che gli è piaciuta tanto. Si è illuminato e devo dire che ha fatto un bel lavoro. Bravo. Dove ci porti? Allora, adesso ti porto in un'altra strada, ma veramente questa è veramente pericolosa. Perché ti porta in una zona del mondo che secondo me è uno dei luoghi più belli al mondo. È il Pakistan. Il Pakistan, molti non lo considerano zona turistica, ma la regione settentrionale del Pakistan, in pratica dove scorre l'Indo, l'Indo è un fiume sacro, nasce da una montagna che è considerata sacra e passa vicino a questa montagna incredibile che si chiama Nanga Parbat. Il Nanga Parbat è famoso. È quello di Simone Moro? Simone Moro la scalerà, però è. Non l'ha ancora fatta. Però è la montagna conosciuta perché è stata scalata per la prima volta nel 1953, poche settimane dopo l'Everest. Infatti non ha avuto un grandissimo risalto negli anni 50 perché l'Everest era stato scalato, la prima scalata dell'Everest è stata fatta una settimana prima. Però questa scalata di Hermann Bull, questo personaggio austriaco che da solo in 40 ore era riuscito ad andare in vetta e tornare giù disubbidendo agli ordini del capo spedizione. La cosa incredibile è che lo stesso capo spedizione è il capo spedizione di quella scalata di Messner, e dove Messner perse il fratello Gunther nel 1970. E anche lì ci fu una polemica, uno strascico sempre con questo capo spedizione, e poi chiaramente la verità venne fuori e quindi Messner fu, come si dice, dopo questi strascichi anche giudiziari, la verità si è chiarito eccetera. Questa montagna è famosa perché intanto non è la montagna più alta degli 8000, perché è 8125 metri, la più alta è l'Everest. Poi c'è il K2, che è un'altra montagna molto pericolosa. Pensate, il K2, su 10 persone che tentano di scalarlo, uno muore. Cioè, in pratica, è una montagna molto, molto pericolosa. Tant'è che tuttora solo 300 persone sono riuscite ad arrivare in vetta. Ma questa cosa di particolare? Questa montagna è, in pratica, una montagna che... In alcune pareti tu immagina un castello di ghiaccio sopra dei ghiacciai e sopra delle pareti che scendono anche per 4000 metri, cioè tu immagina in pratica 4000 metri, perché sono in pratica le pendici di questa montagna sono nel fiume Indo, quindi all'altezza di 2000 metri, 2-3000 metri, quindi sono proprio dei bastioni, tant'è che il fiume Indo a un certo punto ha dovuto deviare il percorso perché davanti c'era il Nanga Parbat. Il Nanga Parbat è la montagna più grossa al mondo e ci sono dei versanti molto pericolosi, c'è una parete Rupal, ad esempio questa, dove sono morte tantissime persone.
E c'è questa parete di Amir invece che è stata tentata per la prima volta da uno scalatore inglese, Mummery, che riuscì a arrivare fino a 6.000 metri. Pensate, non aveva né corde né niente, solo con degli scarponcini con dei chiodi, un po' come le scarpe per correre le campestri, ecco, un po'. E lui era riuscito a arrivare a 6.000. Questa parete è diciamo la via tradizionale ed è quella che tenterà Simone Moro in una scalata invernale. Quindi la chiamano questa montagna? La montagna nuda? La chiamano la montagna nuda, ma la chiamano anche Diamar, che vuol dire De Ameru, la montagna celeste. Però il vero nome di questa montagna è Killer Mountain, la montagna assassina. Chi sono questi? Questi sono dalle parti del Kashmir. Il collegamento era il nome del gruppo che si chiama Burlap to Kashmir, sì. E il fatto che il Kashmir sia più o meno il nome di quella zona. In pratica ho tirato per i capelli, sì, però insomma. Sì, tra l'altro il Kashmir è una regione abbastanza inaccessibile, nel senso che Srinagar era una meta negli anni 70-80, il viaggio tipico degli hippie, dei figli dei fiori, di quelli che andavano in bicicletta, era le Srinagar, che era in pratica un viaggio, uno dei più belli al mondo. Buongiorno ragazzi, sono pakistano e il Pakistan è un paese bellissimo, vi ascolto tutti i giorni, grazie. Non si è firmato perché evidentemente il nome per noi Si chiama Paki. Si chiama Paki, bravo. Fatto in bici, scrive un ascoltatore. Islamabad, Samarkanda. Con la U come esatto. Nella scrittura originale. Molti motociclisti stranieri non vengono in Italia, qui ci ricolleghiamo invece alla strada pericolosa, quella in Bolivia, per paura del comportamento italiano. Stefano da Lucca, che evidentemente si è confrontato con qualcuno. In effetti, quando viene in Italia un automobilista, specialmente appunto di paesi molto più civili, un po' si può spaventare, ma stiamo migliorando. Dai. Sì. No, io volevo riagganciarmi a questo Islamabad Samarkanda, perché comunque uno dei viaggi più belli è partire da Islamabad e dalla sua antica capitale, la capitale Rawalpindi in pratica un po' come dire Monza rispetto a Milano, cioè l'antica Islamabad è una città moderna, okay. E partire da Islamabad, fare questa Great Trunk Road e poi agganciarsi alla Karakorum Highway, perché una delle strade più belle al mondo è questa KKH, che sarebbe Karakorum Highway, dove lì veramente puoi incontrare di tutto, anche la morte. Puoi mandare un saluto a Marco da Sanremo, che dice: a gennaio parto per la Patagonia per un viaggio di avventura, si parte da El Calafate fino a Ushuaia, 1000 chilometri circa, tutti in bicicletta. È un viaggio, ti suggerisco di leggere anche il Grande Debo, perché il libro di Lorenzo, perché racconta un po', l'ha fatto dalla parte cilena ed è molto bello, la carrettera australe è fantastica. Mauro Keller, mi salutate il mio vecchio amico Aldo, gli dite che per vivere emozioni basta anche una scalata sul Brenta qui sopra casa sua? Non c'è dubbio, lo stile alpino è quello che poi è fondamentale anche per scalare l'Himalaya. Però tornando a questa Karakorum Highway, volevo in pratica farvi sentire quelle emozioni che potrebbe percepire. Abbiamo finito il tempo, sì, uomo. Però sei sull'orlo di un precipizio, sei sulla Karakorum Highway. Come noi col tempo. Esatto, sei con la guida inglese. Devi viaggiare a sinistra, ok? No, non mi piace. L'Indos corre a destra, dove hai precipizi da 1000-2000 metri. Sì. Uomo, il sorpasso dove lo fai? Lo fai a destra verso il precipizio. Ecco, io sto in colonna tutto il tempo. No, ti do un consiglio: quando l'autista supera e tu sei sul pulmino, tu guarda sempre a sinistra. Guarda la montagna. Non guardare a destra. Ciao uomo, ciao. Buon viaggio a tutti. Ciao.